Salerno, come tutta la regione, si divide in due tra genitori che protestano contro la possibilità che non si torni tra i banchi di scuola e quelli invece che sono favorevoli a proseguire con la didattica a distanza. A questa seconda ipotesi appartiene il gruppo social Genitori Salerno SIDAD, giunto ad oltre 1.600 adesioni in poco più di 10 giorni. Ieri gli amministratori del gruppo, tra cui Antonio Elardi, hanno notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Istruzione un atto di invito formale affinché revochi ogni provvedimento di riattivazione in presenza della scuola, permanendo un quadro di evidente allarme sanitario. Il gruppo Facebook, con il supporto di studi scientifici nazionali e internazionali, contesta in particolare l'assenza di ogni indagine epidemiologica preventiva alla ripresa dell'attività scolastica in presenza, la mancanza di kit antigenici rapidi e di personale sanitario per praticarli, la mancata adozione di un protocollo di pulizia e sanificazione degli istituti, l'inadeguatezza delle norme sul distanziamento. Il gruppo si dice pronto a ricorrere alle vie legali per bloccare un eventuale provvedimento di ripresa delle scuole in assenza di condizioni di sicurezza. Dall'altra parte c'è però il coordinamento scuole aperte, che invece è forte di una petizione firmata da 30.000 genitori campani, ribadisce la necessità della immediata ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti i cicli di ogni ordine e grado. Siamo certi che non sfuggirà, si legge in una lettera scritta e firmata dal coordinamento, che la scuola, più che mai in una regione che secondo i dati dei test Invalsi registra già il 31,9% di tasso relativo all'abbandono scolastico, sia necessario ritornare in presenza. A questo infatti va aggiunto che il 26% delle famiglie campane non dispone neanche di una connessione internet.